Mi sono appena svegliato, non so quanto si possa notare nell'effettivo, no, 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 non magari, magari proprio non si nota. Comunque, mi ero detto stasera, no, registro un sacco di video, faccio tante cose per il canale, a cominciare da questo video, mi sono addormentato, palese, ma ciò che è detto è detto, quindi adesso mi metto e registro e registro per voi il video confronto. Video confronto, Yayama Mairo vecchia e nuova edizione, direi. Di iniziare subito. oh bene, spero siate freschi freschi per il video confronto perché io non lo sono, ma eccomi qua. Allora abbiamo le due edizioni. Questa è la variant di uh, Ayemahiro della nuova edizione di J-Pop e questa è la vecchia variant del numero 1 di GP. Uh, non l'ho fatto apposta, ad avere <ride> entrambe variant, però. Il numero 1 regular di questo non mi serve a comprarlo, volevo solo la variant e di questo ho sempre avuto soltanto la variant, quindi alla fine è un po' un confronto di variant e di edizioni. C'è da dire che comunque eh, la variant del primo numero degli Yamahiro è praticamente pari pari al numero 1 della nuova edizione che vi metterò qua a fianco, quindi non cambia molto, cambia semplicemente qua che c'è il cinquantesimo. Uh, Shukakuan Manga World e in costina anche abbiamo riportato questa dicitura proprio qui. c'è cioè da notare, prima cosa, che uh, l'edizione è uh, esteticamente identica alla vecchia edizione di Hero Forse con il numero 2 uh, un pochino c'è da cambiare, ma ve lo faccio vedere. Ecco perché se con il numero 1 eravamo più o meno in linea, qui invece con il numero 2 uh, non proprio, però comunque. Alla fin fine, un volume. Se dovesse mancarvi da questa edizione, si può tranquillamente recuperare in questa. L'unica roba fastidiosa è che, ovviamente, questa è più piccolina, è un po' più stretta rispetto alla vecchia edizione, come si può notare. Quindi, sì, la possibilità di prendere un determinato volume. Se non so, magari vi manca il numero 2 dell'edizione GP, difficile, magari vi mancherà il 18, il 19. Quelli sono comunque i volumi un pochino più. Difficile da ripire dell'edizione GP slash J Pop, potreste recuperare uno dei nuovi e filarlo in mezzo per colmare il buco. Però rimane il fatto che comunque è sempre più strettino e quindi dovrete tenere il volume leggermente più avanti rispetto agli altri, in modo tale che rimanga giusto, perché appunto esteticamente è identico. Cambia proprio minimamente la posizione del titolo tra il numero 1 e il numero 2. Ovviamente sarebbe stato meglio mantenere lo stesso formato per rendere più facile il posizionare i volumi mancanti, però eh, è J-pop e quindi il loro formato è questo e non lo vanno sicuramente a cambiare per noi, ci mancherebbe. Ah, prima di tutto vi mostro come il volume al di sotto, neanche a farlo apposta, uno è nero e uno è bianco, va bene, però tolgo le sovracopertine perché perlomeno mi viene più comodo mostrarvi il volume. Queste sono le copertine al di sotto. Che come dicevo senza neanche farlo apposta, sono l'una e il contrario dell'altra, che eh, come dicevo stesso prima sono molto in linea. Le nuove, con le vecchie. Qua vanno abbastanza di pari passo perché c'è uno spazietto fatto apposta per inserire. Questo 58 manga world, mentre dal volume 2, volume 3 in poi non c'è assolutamente niente. Questo invece è il retro del volume. Andiamo ad aprire entrambi i volumi e cosa notiamo subito? Notiamo le pagine a colori, pagine a colori che qui sono su carta patinata e si potrà notare con il riflesso della luce, mentre qui sono su carta normale che non è per forza una cosa brutta, nel senso ci sta, che l'abbiano fatto su carta normale, rendono tranquillamente così come rendeva la carta patinata, che però ha dei colori ovviamente più brillanti. Andiamo avanti, cerco di spostare un po' più in mezzo, e vedete comunque qui non ci sono troppi problemi eh, di, di tavolo tagliato, perché comunque c'è tutto quanto un riquadro nero, quindi tutto quanto... È perfetto così come dovrebbe essere mentre qui iniziano le prime differenze questa prima differenza si nota benissimo qua la tavola è tagliata per adattarsi al nuovo formato giustamente e qui invece mantiene ancora una porzione di immagini quindi mantiene un pezzettino del, del microonde del frigo qua invece è tutto quanto tagliato male ehm... Invece, qui nella sezione libreria tutto sfuma sul nero. Quindi, eh, la tavola del mangaka non si nota neanche tanto, e eh, qui in mezzo non ho notato problemi di crop di immagine, perché comunque mh, non c'è molto da far vedere in quei punti. Qui invece iniziano i problemi con il titolo. Prendo direttamente il vecchio. Allora, il vecchio Yemairo era eh, fatto in questo modo: viene nascosta leggermente la A, mentre comunque. Il titolo si legge abbastanza bene, sì, la A è un po' nascosta, ma so, nessun problema. Nel volume nuovo, invece, vediamo come è fatto. Viene nascosto sia sì, un pezzettino della A e praticamente un bel pezzo della H. Quindi, se uno lo apre così, insomma, lo capisce. però è abbastanza bruttino a vedersi. Io, man mano che vi mostro le cose, vado ad allevare questi cosetti, se no, altrimenti mi confondo. Entrando a vedere le pagine vere e proprie all'interno del volume, notiamo già le sostanziali differenze. Qua la testa di Ideo è meno tagliata rispetto a quella della nuova edizione, però qua notiamo dei particolari che qui ci siamo persi perché la tavola è stata spostata più verso il basso per mantenere della roba qui in alto, mentre qui è stata spostata più in alto per mantenere della roba più in basso. Quindi comunque una copia perfetta effettivamente non c'è, ci sono dei dettagli che possono variare eh, anche nella prima stampa tra le edizioni GP, tra quella variante e quella normale o comunque tra le varie fasi di ristampa che ci furono delle edizioni GP, quindi comunque nessuna copia è uguale e nessuna probabilmente ha l'immagine completa sia con il pezzo di qua sia con questo pezzo qua. Quindi comunque il taglio delle tavole è presente in entrambe le edizioni. Approfitto ancora di questa pagina che ha dei dialoghi abbastanza fitti per mostrarvi appunto la traduzione. Traduzione che in realtà è rimasta la stessa, quindi non è cambiato niente. Eh, in questo punto forse non è stato neanche rimodernato. No, si, sì, in realtà un pezzettino qua. Vedete che qua si va più a capo e qua in realtà no quindi la traduzione è la stessa è stato fatto un rimodellare più o meno il dialogo per inserirlo meglio nel balloon ma in realtà come traduzione abbiamo pari pari ho riletto questo volume eh, non ho trovato refusi certo è che non ho riletto anche quello GP però comunque in questo volume J-pop non ho trovato refusi quindi nulla da, da segnalare la, la traduzione è la stessa quindi ripeto su, su quello Um, se c'erano magari degli errori nella vecchia, può anche essere che la ribecchiamo nella nuova, però non potendo rileggermi tutta quanta la serie, dialogo per dialogo, e rivedere la nuova, ecco, là è una cosa che scoprirete man mano voi, però per il primo numero non ho trovato niente da segnalare, insomma. E eh sì, lo so, questo sarà un video abbastanza tecnico, quindi lo guarderà soltanto chi vuole proprio spulciarsi al minimo tutti i difetti o pregi che ha la nuova edizione. Eh, quindi durerà parecchio, scusatemi, ma lo dovevo fare. Allora, vecchia edizione: vecchia edizione abbiamo il braccio di Deo che è leggermente più visibile, mentre qua è un po' più tagliato. La canna del fucile si ferma qui e si ferma qui anche questo. Quindi su quello nessun, nessun problema. Si può parlare magari dei neri rispetto alla vecchia edizione, a me sembrano abbastanza simili, qua la carta forse è leggermente più, eh, più giallina rispetto a questa che è proprio bianchissima e di trasparenza sono abbastanza simili, questa forse è leggermente meno trasparente di questa qua, però su di questo appunto ci sono dei difetti minimi che non, non vado quasi neanche a segnalare perché non mi danno, non mi danno noia. Oh, arriviamo adesso a un'altra grandissima differenza tra queste due edizioni, ovvero nella nuova edizione G Pop sono presenti ulteriori pagine a colori che non erano presenti in questa. Questa pagina a colori. In realtà questa sì è in bianco e nero, ma era a colori anche prima, però era a colori non come questa. Era una pagina a colori differente, è stata rifatta dall'autore appositamente, probabilmente per questa edizione. Ve la metto a fianco a questa in modo tale che possiate notare la differenza di colorazione e soprattutto, magari vi riavvicino anche un pochino questo. Vedete, magari la luce qua della lampada già comunque nella pagina a colori eh, vecchia si nota. Qui si nota ancora di più, manca tutta la luce che fa qui la lampada. La nuova colorazione la trovo un po' meno interessante rispetto alla vecchia. Non, non mi piace proprio, sembra molto più finta rispetto alla colorazione che aveva la vecchia pagina. Qui l'avevamo in bianco e nero, quindi ce la siamo persa completamente. Va bene, però in questo caso secondo me era meglio. Poi, vabbè, l'autore è lui, faccia quello che vuole. Eh, però comunque secondo me era meglio mantenere la tavola a colori originale non questa che effettivamente è un po', è un po così però ce ne sarà un'altra di pagine a colori più avanti e quindi probabilmente ha deciso di informare delle pagine a colori nuove che non erano presenti nell'edizione vecchia né in Giappone né da noi quindi, proprio sono ex novo quelle pagine a colori, insieme alle vecchie che sicuramente avrà ricolorato. Tranne però le prime, cioè, se andiamo a vedere le prime, queste ne sono state ricolorate. Queste sono le stesse, quindi c'è una differenza effettiva tra le pagine a colori vecchie e nuove che eh, si nota abbastanza. però la boh, scelta di Anazawa va bene. Come vi dicevo prima, ci sono delle differenze sia ovviamente nella nuova stampa sia nella vecchia. Ad esempio qua vedete si vedono un pochino i piedi della, della ragazza di Deo, qua si notano un po' meno perché sono tagliati, però appunto ci sono delle differenze sia nell'edizione GP della variant, sia nell'edizione GP non variant e nelle varie stampe. Qua ad esempio vi metto a lato una, una foto eh, della stampa regular dell'edizione GP prima stampa e un pochino i piedi della, della ragazza di Deo si notano di più. Quindi comunque, come dicevo prima, non, non c'è una copia perfetta, sono tutte un, un pochino così, così. Quindi non troveremo mai il, la copia con il, il disegno completo. Un pochino taglia sopra, un pochino taglia sotto. L'importante è che non si vada a perdere troppo, almeno a parer mio, e che sicuramente non si vada a croppare male le pagine all'interno della rilegatura. Cosa che, già ve lo dico subito, in questa edizione non succede. Qui purtroppo succede e lo andiamo a vedere subito. Già con questa scena, questa scena ha una splash page che è questa e che è fatta molto bene. Ovvero, abbiamo una divisione qui tra le due che comunque ci fa vedere il disegno completo, senza nessun problema. Mentre qui, no, qui abbiamo un taglio che si sì, ci fa vedere il disegno, ci fa capire più o meno quello che succede, che c'è che succede, che succede, che in mezzo, però. Eh, sicuramente è fatta in modo peggiore rispetto a questa dove comunque il disegno è tutto comprensibile qui invece è un po così qua viene tipo schiacciato questo coso che sembra tipo una borsetta un cuscino non si capisce bene eh, però comunque vedete qua iniziano già le differenze tra le due edizioni un'edizione che ovviamente è più stretta non potrà permettersi delle splash page fatte a modino anche qui un pochino di disegno si perde rispetto a qua è un po' difficile mostrarvi entrambi i volumi così, lo so, ma è un casino e un pochino si nota, non è niente di che mentre più in avanti qui, eh, qui è un po' più completo rispetto a qua però insomma ciò che è importante in questo caso è il mezzo della rilegatura dove la tavola poi va um, a inserirsi cioè io per farvi questo confronto sto tipo sfondando il mio volume variant in entrambe le edizioni rendetevi conto rendetevi conto comunque qua abbiamo la seconda pagina a colori che è stata fatta ex novo qua non è a colori ma non era a colori neanche in originale almeno io cercando le varie scan um, di AyaMairo non ho trovato questa pagina a colori però qui è presente ed è sicuramente una pagina a colori nuova che ha lo stesso stile di colorazione di quella che abbiamo visto in precedenza quindi come dicevo prima, avrà uniformato lo stile di colorazione nuovo, digitale sicuramente, per l'edizione digitale degli Emairo. Non l'ha fatto su tutte perché, come dicevo all'inizio, non hanno lo stesso stile queste pagine a colori e si nota abbastanza che non lo hanno, però va bene, c'è una scelta dell'autore, non la condivido appieno, non mi piace neanche tantissimo questa colorazione rispetto alla vecchia, quindi insomma, era comunque da segnalare questa cosa. Un'altra cosa sicuramente da notare è il lettering, qua abbiamo un personaggio che sta parlando dalla TV e abbiamo un lettering normale, niente di che, qua invece abbiamo un lettering più eh, squadrato, fatto apposta per far capire meglio che qui si sta parlando mh, dalla TV, cioè non è un personaggio che noi abbiamo qui, ad esempio questo, che sta parlando, ma è... In TV. Quindi questo uh, aiuta di più a comprendere certe scene rispetto ad altre, mm, non è proprio complicato da capire perché anche qui, ad esempio, i balloon sono diversi rispetto a quando parla lui, ti nota esempio anche qua, però comunque è un aiuto in più che sicuramente hanno voluto dare al lettore per fargli comprendere in modo più semplice quello che sta avvenendo e chi sta parlando effettivamente. Andiamo di nuovo a vedere una splash page, questo è il vecchio volume, il volume GP, già notiamo che comunque i retini sono un po' sputtanati, ok perché comunque boh non lo so ha fatto questo effetto strano, però qui la splash page è completa, si vede tutto quanto, si vede tutto quanto bene, eh, a parte il fatto che anche nella nuova i retini sono sputtanati così come qui, quindi non è cambiato assolutamente niente, qua abbiamo un bel... Zacchete ficcato in mezzo e quindi eh, notiamo poco la signorina qui in mezzo, qua lo notiamo un bel po' di più, un bel po' di più. <ride> Come sto parlando? Sono un po' fuso. Comunque, sì, eh, ripeto: per me, il problema di J-pop più grave è proprio il fatto che questi formati diversi dal normale vanno a incasinare. Di disegno vanno a incasinare la tavola perché ovviamente devono riadattare tutto quanto al formato un po' diverso e quindi devono stringere, devono uh, riadattare ed escono queste, queste cose, questi abomini. Per quanto mi riguarda, sono abomini perché basterebbe poco, basterebbero pochi centimetri in più. Basterebbe fare l'edizione come era prima, come questa, per evitare queste cose. Come potete notare, tranquillamente. Prima di passare alle tavole finali, che sono le più disastrose in termini di rilegatura in mezzo al volume, vediamo un attimo delle scelte di adattamento, anche qui un po' cambiate, qua nel nuovo volume c'è ok con la A e la Y, mentre qui un semplice ok. Ehm, non so il perché, sinceramente, magari era più giusto un ok in questo modo perché magari dicono ok, detto così, invece di ok. Che suona differente effettivamente, però non lo so. Secondo me era comprensibile entrambe le versioni. Hanno scelto questo, questo modo di adattarlo e va bene. Ora prendiamo eh, il mio volume e vediamo le ultime pagine. Le ultime pagine che sono ovviamente spoiler, quindi così come eh, vi ho mostrato tutto quanto il volume, non ve l'ho detto prima, ve lo dico adesso. Queste pagine. Sono spoiler su quello che succede alla fine del primo numero se non avete letto ancora Yemairo non lo guardate almeno non questo pezzo, comunque vi mostro le ultime pagine che sono le più disastrose in fatto. Di taglio tavole, vediamo quelle prima della, della vecchia edizione, vecchia edizione, abbiamo così, si nota tutto quanto. Pecco che era la ragazza di ideo appunto, si è trasformata in uno zombie e lo attacco e l'attacca, questa è appunto una tavola che in realtà ho visto anche un po' più chiara con gli elementi del viso che si vedono di più però eh, nel mio volume è così così come anche nel volume J-pop, qua lo vediamo tutto quanto, vediamo anche un pochino la relegatura in mezzo in realtà, eh, però comunque non, il volume non si è scollato, io non ho avuto problemi con questo volume e poi vabbè, fine continua con Iemairo volume 1 continua anche là è un po' differente rispetto alla nuova edizione giusto per quello l'ho eh, citato mi sono dimenticato di togliere un fogliettino non mi serve a niente e arriviamo alle ultime pagine allora, eccoci qua questa pagina questa, già notiamo che c'è qualcosa che non va nel senso, dov'è tutto quello spazio bianco? non c'è cos'è questa roba in mezzo? non lo so, una roba deforme che non si capisce poi giriamo pagina si capisce leggermente di più nonostante sia comunque bello tagliato vediamo qui la pagina che è un po' carente di nero rispetto, almeno di, di inchiostro rispetto alla vecchia edizione però vabbè, si capisce e poi abbiamo questa che vedete che schifo è Manca tutto questo pezzo qua, manca tutto questo pezzo dell'occhio, un po' il naso, continua, solo continua, senza Yamahiro 1 continua. però io ve lo riprendo, ve lo mostro insieme, e questa è appunto la differenza. Mo' con la luce e il riflesso si nota poco, comunque vedete che la differenza è netta nel, nel mezzo della rilegatura e basterebbe poco per non avere di queste stronzate, di queste porcate per alcuni può essere anche una roba che magari neanche notano è una cosa che effettivamente chi legge adesso non ci pensa neanche a ah, che ci sono problemi di tavole tagliate, rilegatura guardano la carta bianca, guardano la sovracoperta guardano l'odore di petrolio che esce fuori dai volumi e... Ehm, non dicono niente, dicono best casa, però effettivamente il vero problema di JPOP rimane questo, a parte la colla che manca, ad esempio per i volumi dell'osamushi, almeno nel mio caso mi è successo più volte e non sono l'unico, comunque sia c'è il problema dei formati, formati che non cambieranno per quanto comunque ci si possa lamentare perché l'editore ascolta fino a un certo punto ciò che gli vuole dire il cliente, ma vedete che con questo tanto di carta che manca questo tantino qui Vabbè, il prezzo poi vi dico questo 5,90 questo 6,50 ma comunque sia i tempi sono cambiati quindi ci sta che costi di più e vedete anche la sottile differenza del colore della carta che era prima rispetto alla nuova questo può essere anche che sia ingiallito nel tempo perché comunque il volume è vecchio però comunque si nota molto bene qui questo vuole essere Ovviamente un video per farvi vedere le differenze tra questi due volumi, tra il vecchio e il nuovo volume degli Emairo, ma anche per far capire alla gente che non tutto è fatto bene dal vostro best editore preferito, J-Pop. Ci sono dei problemi e finché la gente non li farà notare così come ho fatto adesso, o come molti altri hanno fatto per far capire che appunto ci sono problemi di tavole tagliate, il formato effettivamente non va bene, se comunque taglia le tavole, se alcune cose non si capiscono, lettere magari si infilano nel mezzo della legatura, ci sono problemi anche con il volume di under ninja. Under ninja faccio vedere una cosa. Faccio vedere una cosa che non dovevo far vedere in questo video, ma lo faccio vedere, ve la cerco e ve lo mostro. Allora, under ninja ha lo stesso formato di Yemairo, giusto per magari qualcuno non ci crede, ha lo stesso formato del nuovo Yamairo. Ok, identico, palese, non c'è niente di differente. Qua c'è la sovracoperta, adesso che ce l'ho su, quest'altro gliel'ho tolta. Però, comunque, è lo stesso formato. Ora, problemi: quali sono i problemi di Under Ninja? Andiamo a prendere questa pagina qui. Questa qui, notate qualcosa di strano? Notate qualcosa di particolare in questa tavola può essere magari che sono tagliati qua rispetto alla tavola originale no non lo so perché non c'è un'altra edizione di under ninja potrei provare a vedere le scan ma non mi interessa ma se io apro di più il volume se io mi infilo qui dentro e io devo romperlo tra un po il volume come la leggo sta cosa cioè spiegatemi un attimo perché il formato è una merda. Perché il formato non permette che si infilino qui dentro. Io questo cosa non lo riesco a leggere. Io fin qua non ce la faccio a leggerlo. E non l'ho letto. Non riesco. Perché non metterlo qui? Se sai che la tua edizione ha questo tipo di formato e non puoi mettere le cose qui perché si infila e tutto in mezzo, come io dovrei riuscire a fare a leggere questa roba. Cristo di Dio e questo non è l'unico punto in cui succede, ce ne, ce ne sono anche altri. Me ne ho segnato giusto due, che insomma, sono un po' così, però sicuramente me ne sono beccato altri in fase di lettura e non li ho segnati. Anche qua uno prende il volume così, lo legge. Manco lo nota. Che è qui che è qui che deve leggere la nota, cioè. Perché diciamo io e altri che il formato di queste edizioni è da rivedere, è da ricorreggere? Perché non si riesce effettivamente a leggere un volume? Cioè, se io devo prendere questo e leggere quella roba lì, tra un po' lo spacco il volume, tra un po' lo apro talmente tanto da romperlo e eh, non è proprio bene cioè mi ripeto per un'ultima volta basterebbe davvero molto poco, giusto un tantinello di carte in più per rendere la vita un po' più semplice ai noi lettori. Questa edizione aveva un buon formato che aiutava comunque la lettura. Questa purtroppo ha i suoi problemi. Ovviamente chi non ha letto Yemairo con la vecchia edizione potrà farlo con questa e quindi è comunque un bene il fatto che sia tornato perché è una bella storia e sicuramente eh, piacerà tanto anche adesso a chi ancora non l'aveva letta però rimane il fatto che certi errori certe problematiche dovute proprio al formato quelle rimangono e purtroppo eh, quello che tanti lettori chiedono a gpop ovvero un cambio di formato un po' più normale come questo non avverrà, perché ormai il loro formato è questo e si sono fossilizzati su questo. Vi mostro anche brevemente il colophon della vecchia edizione GP di aprile 2013, così potete notare tutto quanto. Mentre questo qui invece è il colophon dell'edizione nuova J-Pop, che è molto più snello, devo dire, però tutto quanto si presenta più o meno uguale, nel senso stampa è sempre di A4, l'editing è identico, idem per la traduzione. Un'ultima cosa, vi faccio vedere un po' vabbè, la rilegatura per mostrarvi un pochino le differenze, sono abbastanza minime, certo la colla è completamente diversa, qua abbiamo una colla più grigia, un po' più trasparente, qua abbiamo una colla bianca stessa cosa ovviamente anche qua sotto, questo è il tipo di rilegatura, un brossurato non a filo, quindi un semplice brossurato che però comunque si riesce a leggere, io l'ho maltrattato per tutto il video, comunque questo volume non si è rotto, avete visto che comunque aprendolo e riaprendolo e straprendolo, spaccandolo in mezzo, eh? anche a questo poveraccio, eh? che è comunque molto più vecchio, non è successo niente, quindi comunque volumi di questo genere si possono aprire e riaprire, però ovviamente Cose del genere, se uno le vuole proprio vedere tutte lo spacca il volume è normale, però comunque il volume in sé tiene la relegatura è buona, la sovracopertina niente a dire. Questa è la variante, non ha gli effetti lucidi eh, nel titolo del volume, così come la, la regular, però va bene. È. Non avevo una regular da mostrarvi, mi ho mostrato soltanto la variant. E quindi questi sono i due volumi di Aie della vecchia e della nuova edizione a confronto. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Eh, ci sono delle differenze, ovviamente, vedete voi. Ovviamente è più semplice recuperare la nuova edizione eh, rispetto a recuperare la vecchia, ma magari c'è qualche pazzo che si rivende la vecchia per comprare la nuova. Quindi probabilmente. Delle buone, delle buone offerte si possono trovare, quindi vedete voi. Io vi ho parlato le mie argomentazioni. Sta a voi, appunto, scegliere e decidere cosa comprare. Eh, 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 eh. Grazie per aver visto il video. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.